Prendiamo un tubo di ferro e attaccato a una piastra. Sono qua tanti. Niente, praticamente quindi il tubo è tubo piccolo e poi al tubo piccolo ci si costruisce due bracci che rendono come la forcella di una bicicletta praticamente. Sì, lo mettiamo un attimo a girare un po' dentro. E tu mi dici, guarda che questo mi serve, questo serve. Tutto parte proprio da quella idea di usare materiali di recupero, di usare quello che si ha, di usare, come dire, gli strumenti, le armi che si hanno per poter portare avanti questo assalto verso la Luna. E sarà un grande tubo, un grande cannocchiale fatto di barattoli, bidoni e barattoli andando a decrescere fino a poter avere la portata dell'occhio, diciamo, e che si lancia, come dire, come avanguardia verso questo arrembaggio, e sarà collocato in cima alla torre del Metropolis, che è il punto in cui possiamo seguire la Luna continuamente, perché non abbiamo niente attorno, quindi, come dire, la teniamo d'occhio. La proposta di una collaborazione da parte del progetto di Space Metropolis è stata illuminante, perché in realtà ha tradotto esattamente quello che da alcuni anni io vorrei fare. Ed era appunto quello di riuscire a fare un ragionamento proprio sulla Luna, che è un elemento che mi appartiene perché l'ho usato nel nome dello studio che ho diretto. In realtà esiste ancora un po' Hotel della Luna, non lo uso più come nome, ma lo studio esiste ancora, in fondo per certi versi me lo porterò dietro. Il progetto c'era già da un sacco di tempo ed era proprio quello di mettere un telescopio in un luogo che potesse essere frequentato da persone in transito, cioè persone senza casa, persone che a un certo punto avevano trovato un rifugio temporaneo. Era una cosa che ho pensato in più circostanze, in più occasioni, in diverse città. Ho cercato sempre di immaginare una specie di luogo in cui, come dire, dentro una grande stanza, un gruppo di persone costruisse con i più disparati e rimediati oggetti e materiali un telescopio che guardasse alla Luna, perché potesse servire a preparare un viaggio. Ammazza! Forte! Forte! La storia del mondo si è sviluppata sempre guardando a Occidente, perché l'Occidente è sempre stato simbolo di una libertà, di una terra di libertà da trovare, no? A un certo punto però questa ricerca di un Occidente di libertà, di una terra di libertà, si è esaurita per quello che riguarda, come dire, il primo mondo, il mondo occidentale, con l'epopea del West, l'arrivo dei cowboy in California. E c'è il mare in California, non si va più avanti. E poi, seppure pure prendi una barca, arrivi in Cina e, come dire, riparti dal via.
E quindi ci siamo resi conto che non c'era più un posto in cui andare a cercare la libertà. Il secondo mondo, quello socialista, quello del blocco sovietico, se ne è accorto nell'89, anzi nel 91, ma insomma ecco, alla caduta del muro. Il terzo mondo, ce lo racconta Pasolini in quel testo meraviglioso che si chiama Profezia, lo sta invadendo adesso il mondo occidentale, sta arrivando in California, forse ci è arrivato, si sono resi conto anche loro che, come dire, sono schiavi qua, non più che di là o non meno che di là. Le forme sono diverse, ma la sostanza dello schiavismo non è poi troppo differente. Beh, alla fine quel mondo è finito, la libertà pure, e allora penso che chi la va a cercare o chi almeno ha ancora voglia di sognarla deve provare a rivolgere il proprio sguardo altrove. No, no pesa, jala. Vince ne costa la greme sta perica, a noi è napolitana, a noi gangi ghiagni moci e napole, come a mare, sta residenza americana. Space Metropolis è un progetto che parla al contemporaneo col linguaggio del contemporaneo. Credo che l'idea di migrazione, di spostamento, lo spostamento non significa soltanto, per carità, quello dei rifugiati, quello delle migrazioni che avvengono nel Mediterraneo. Ogni genitore ha almeno un figlio che vuole andare via. E se ce ne ha due, magari uno vuole rimanere, ma l'altro sicuramente vuole andare via. Andare via significa scappare, fuggire. Non è bello da dirsi, attenzione, però è la verità. Nessuno di noi vuole stare nella barca che affonda. E Space Metropolis è la stessa cosa. È semplicemente la voglia di andare a fondo, di spiegare attraverso un'esperienza che cosa vuol dire provare a trovare un altrove. Questo è un po' quello che secondo me ha a che fare col contemporaneo, e per questo parla a tutti, perché stiamo tutti cercando un altrove, ma neanche la vecchietta secondo me vuole rimanere qua ad affondare con la barca. Certo, non si può muovere, non è che puoi dire vabbè adesso vado in America a fare fortuna, vuole per certi versi che qualcosa accada, ma stiamo sentendo tutti i campanelli d'allarme di questo naufragio. Space Metropolis prova a fare una grande iperbole di questo, cioè come si faceva appunto nella letteratura del 600, del 700, cioè fa una grande iperbole, prende e dice ok, il viaggio sulla Luna, allora, scappiamo sulla Luna, andiamo a finire sulla Luna, cerchiamo un altrove che sia veramente diverso, sia un altrove libero, sia un altrove quasi utopico, ma d'altra parte se tu non costruisci i tuoi viaggi a partire da un'utopia, abbassi l'obiettivo a terra e veramente poi non ti muovi più. Olio della macchina! È vero che andiamo sulla Luna e ci trasformiamo quello che vogliamo? Ma tu stai a fare una prova per vedere se si vede qualcosa o se si vede proprio la Luna? L'arte è uno strumento, non è un obiettivo. Invece la Luna io la identifico un po' come un obiettivo. Ora, attraverso il progetto del telescopio, per esempio, attraverso un telescopio che è un oggetto d'arte, poi alla fine anche se è un oggetto prepotentemente tecnologico, in realtà il telescopio serve per portarti sulla Luna, almeno con l'immaginazione, con lo sguardo, col pensiero. Quindi ecco, l'arte svolge un ruolo mediano.
credo che, anzi sono sicuro che l'arte non si faccia nei musei. L'arte non si fa nei musei, l'arte arriva nei musei. A un certo punto si sviluppa, esplode, detona, coinvolge e poi alla fine di tutto arriva nei musei. C'è la voglia di prendere dei luoghi che in una città sono dei punti ciechi e trasformarli invece proprio nell'opposto, cioè in punti di luce, in punti illuminanti, punti di illuminazioni. Quello che voglio dire è che la bellezza ci aiuta a capire le cose con maggiore semplicità. E allora abbiamo bisogno di porre maggiore attenzione sulle possibilità che ha una città di rigenerarsi? Beh, sicuramente attraverso l'arte riusciamo a portare avanti questo discorso con grande facilità, con grande semplicità, con una capacità comunicativa fortissima. Andrei sulla Luna perché bisogna stare in pace. Sai, prima ho detto che vorrei andare sulla Luna per stare in pace. In realtà mi piacerebbe andare sulla Luna per vedere la Terra che sta in pace.